gioiello moderno è stato inventato dagli indiani, a mio parere. E gli indiani erano pieni di colori, avevano dei gioielli di tutti i colori. Ed è forse il popolo che più ha amato, più ama i gioielli. Se lei vede certi quadri indiani, no? Ci sono anche gli uomini che sono pieni di gioielli, no? Inventata noi di mettere pietre preziose e semipreziose. Perché nelle pietre semipreziose ci sono dei colori straordinari che non ci sono nelle pietre preziose. Il DNA è la pietra colorata, di avere un feeling proprio con le pietre di colore e non a caso questo tavolo è pieno di pietre colorate e tanti clienti mi dicono: voi fate delle cose meravigliose che nessuno riesce a fare, combinazioni di colore strane, azzardate se vogliamo, però molto belle. È una cosa che ho imparato dal signor Bulgari. Quando vedo una pietra, a volte prima la tocco e poi la guardo. E quindi sì, è vero, anche i diamanti, lui spesso li tocca senza guardarli e poi dice sì, mi piace o no, non mi piace. E faccio la stessa cosa anch'io. The gem is going to represent the soul, the spirit of that jewel. The gold part, the metal part represent the body, which is the skeleton, the structure. Through the gem, you will appreciate the concept, the passion that is inside that jewel. Roma per me è una fonte di ispirazione di colore, sempre. Il colore del cielo, il colore dei palazzi, l'insieme. Just by walking down to Piazza Navona, it's so easy to find a line, a specific stylistic motif. Perché uno può essere ispirato da delle piccole cose, pure da un sogno che fai, da una chiacchierata che fai con una persona. Sì, io certe volte guardo anche il design delle macchine, le linee, le forme, è molto interessante. Appropriarci delle culture di tutto il mondo, riportarle a Roma e fare qualcosa di, secondo me, unico. Prima di comprare le pietre dobbiamo già aver pensato che cosa fare con le pietre. Quando le pietre arrivano su questo tavolo, comincio a lavorare con il signor Bulgari e lavoriamo facendo le combinazioni di colore. E la disegnatrice poi disegnerà. Questo è un lavoro di gruppo, poi, no? Noi possiamo dare delle idee ai disegnatori, però i disegnatori a loro volta ci danno delle idee. Io credo nella qualità, la qualità della fattura è importantissima. But you need to have very skilled artisans who are able to pass this passion into the jewel, to infuse into the jewel this sensibility. Quindi questa è la bellezza della manifattura Bulgari. È un'opera d'arte, un'opera di ingegneria anche. So it's not only the technicality, as well as how the necklace can be worn as a sort of a second skin. Difficile avere una manifattura del genere, è una cosa veramente molto, molto rara. È rara come le pietre. Bisogna sempre pensare che un gioiello è sulla pelle di una donna, allora deve essere molto ergonomico, non deve avere delle punte. Morbide, sono veramente molto piacevoli al tatto e quindi questa è una delle cose importanti che abbiamo qui da noi in Bulgari. Beside the technicality, another extremely important topic since the very beginning was the heart, so the passion, the sensibility. Ma tutto questo lo facciamo proprio con l'amore di fare qualcosa di bello, di speciale, che alla fine possa essere anche definito un'opera d'arte, perché veramente i nostri pezzi sono fatti con l'amore che parte dalla pietra alla manifattura.